Benvenuti alla seconda volta sul mio canale Flash Fight. Dall'ultimo episodio siamo riusciti ad aprire tutte le porte dell'edificio del primo del primo livello dell'edificio La Magna. Il secondo livello praticamente sarebbe lì sopra, ragazzi, che ci arriveremo fra un po' di passaggi. Allora, abbiamo di fronte questa porta, ma prima di aprire questa porta, ragazzi, abbiamo un oggetto da leggere. Abbiamo trovato attraverso un baule e vediamo un po' che cosa ci dice gli alberi di Ebitreas. Che dentro questi qui possiamo utilizzarli non, con 18 di arcano. Peccato, pensavo di poterlo utilizzare. Ciò che resta della verità straordinaria scoperta a Bayreuth usa i fantasmi, gli invertebrati, noti come auguri di grandi esseri, per evocare parzialmente gli Ebitreas abbandonati. Il primo incontro ha dato via a un'indagine sul cosmo, svolta all'interno del vecchio labirinto, portando infine alla creazione del coro. Ahia, un po' una descrizione un po' troppo forte questa, eh. Comunque, ragazzi, in teoria questi qui praticamente dovrebbero se non mi sbaglio è questa. Sì. No. No, praticamente queste qui non so se è il buff dell'arcano. Non mi ricordo che cazzo fa, che cavolo fa questo qui. Comunque non lo possiamo nemmeno utilizzare. E quindi va bene. Ok, apriamo questa porta, ragazzi. Vediamo un po' dove andiamo a finire. Attenzione. Dove stiamo andando a finire? Tutto nero. Sarà sicuramente un altro sogno, un altro incubo, ovviamente. Frontiera dell'incubo, attenzione. Allora, questa zona praticamente, ragazzi, è molto strana. Anzi, vedete quante tombe? Cioè, porca di quella puttana. Va bene. Ok, praticamente, ragazzi, qui c'è anche una quest, però bisogna fare particolarmente attenzione. Infatti qui preferisco utilizzare, anziché la Gitcalmer, la sega lancia, perché contro le belve credo che ok, si è ammazzata sola. Sarebbe più utile se fosse da fu se fosse praticamente o buffata con la carta resina oppure diciamo di fuoco proprio, ma non lo è. Allora, cerchiamo di non farci scappare nulla. Lì c'è un drop. Vediamo un po'. Lo andiamo a prendere subito. Oppla. Ancora resi di piombo. Qui sembrerebbe un interruttore per uno shortcut, ma praticamente non si attiva. Dobbiamo andare avanti. Vediamo un po'. Tacci tua. Porco Dio. Ai ai ai, cazzo, queste belve, ragazzi, sembrano, anzi, sono delle belve veramente
Che poi credo che siano delle belve oscure perché utilizzano l'elettricità. Io ancora non li la sto facendo utilizzare perché non gli sto dando tregua, ma quella creatura grossa praticamente sarebbe l'evoluzione di quelle creaturine piccole che si trovano, che abbiamo trovato. Quelle più grosse droppano quasi al 100%, tipo queste qui, i pezzi di pietra. Infatti, lei ha droppato i frammenti, ma quelle creature di merda praticamente droppano. E ti attaccano, cazzo, non sono come le... ma credo che sia abbastanza utile l'ascia da cacciatore, quindi no, la sega lancia se fosse praticamente di fuoco si sarebbe utilissimo contro di loro, ma preferisco utilizzare l'ascia anziché, perché fa veramente poco danno. Allora, vediamo un po' se andiamo a riprenderci soprattutto i nostri eghi, ma anche praticamente quella creatura di... Mortacci, ma che cazzo lanci? Allora, siamo riusciti a recuperare gli eghi, ragazzi, ma quella creatura lì c'è scappata. È scompa... Ah, no, 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 eccola, eccola, eccola. No, è quella piccola, vaffanculo. Purtroppo c'è scappata. Non ti incastrare alle rocce, cazzo! Ecco qua la loro scarica di merda elettrica. Infatti sono molto strane, utilizzano il fuoco, utilizzano il fulmine. E poi fanno veramente schifo. Non sono riuscito a prendere quella cazzo di creatura, peccato. Andiamo di qua. Ok, queste lanterne qui, ragazzi. Praticamente, vedete, ci sono anche dei messaggeri lì. Come vedete, ci sono dei messaggeri. C'è un messaggero, no? Le uniche creature di cui fidarci, diciamo, nell'incubo sono i messaggeri. E quindi, praticamente, i messaggeri ci lasciano praticamente queste praticamente lanterne in cui ci indicano praticamente. I percorsi da prendere ci orientano, diciamo, in questa frontiera. E qui abbiamo che diavolo. Oh, attenzione, un cacciatore. Ah, mi dispiace, ho perso. Oh, ci ho perso. Due sono cazzo. Oh, cazzo. Sono tosti però, Caputo, non potete combattere due contro uno, siete dei bastardi di merda però, dai! Vieni di qua, pezzo di merda! Cazzo! Ora ci manca solo che inizi a rompere le palle con quel fucile. Dai, uno deve venire qua. Ho sbagliato.
Beh, almeno tu fanculo, va. Dove cazzo sei tu? Si è buggato! Ok. Si era incastrato proprio qui. Come cazzo ha fatto? Non lo so, ma si è incastrato. Maledetti cacciatori, cazzo. Ci hanno fatto un po' il culo. Sento qualcosa, sento... Eccola qui. Frammenti, frammenti. Mi servono quelle grosse. Chi c'è qui sopra? Lago evanescente, attenzione. Leggiamo subito la descrizione, ragazzi, di questa runa. Lago dissolvente, lago mare profondo, che okay. Lago evanescente. Allora, una runa di Kheri che descrive i suoni disumani. Vabbè, stessa descrizione. Sopra questo è ciò che ti appartiene. Riduzione dei danni da fuoco del 5%. Perfetto. Possiamo scendere. Qui c'è una belva, sento qualcosa di strano. Ah, non posso ripostarla. Mortacci tua. Però dai, attacca cazzo, porca puttana, maledetta stamina. Oh. Ok ragazzi, proviamo a scappare. Ai cazzo. Questi qua ci lanceranno un po' di roba, eh. Un colpo di loro ci ammazzerà. Ok, di qui. Forza, 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 corsa veloce. Ok, siamo riusciti a scamparli. Opla. E possiamo ritornarci praticamente. Se c'è problema di morte, praticamente di qua ci possiamo ritornare praticamente dall'inizio del gioco. Cioè dall'inizio del gioco, scusa, dall'inizio praticamente di qua ci porta dalla parte iniziale, se vi ricordate. Di qua ci siamo già stati pochi minuti fa. Se ricordate bene quello shortcut. E vabbè, ora ci ritorniamo. Allora, vediamo un po' dove siamo finiti qua. Allora, di qua ci sono delle patenti, delle monete lucenti. Guarda ragazzi, c'è un percorso. Qualcuno vuole portarci in una trappola, credo.
Sembra strano quello del percorso, sembra strano. Vediamo un po' di qua. Saliamo di qui. Droppettino. Ok, ben due fiale. E di qua abbiamo. Ancora questi frammenti che non ci serviranno ancora per molto. Ok. Praticamente di qui ci andremo, perché sono un'altra volta praticamente, cioè lo lasceremo da parte quel percorso perché sono curioso di vedere che succede qui. Dice di qua per assistere ad un miracolo. Vediamo un po'. Figlio di puttana. Ok, dove siamo finiti? Cazzo, c'è un bel po' di veleno qui. Vediamo un po' di trovare una posizione un po' dove possiamo praticamente. E queste che cazzo sono? C'è la figlia anche, la madre e la figlia. Sangue freddo, livello 4. Cerchiamo di trovare una posizione in cui non ci sia praticamente il veleno. Eccoci qua. Cazzo! Ecco, ci deve essere sempre qualche rompicazzo di merda praticamente. Ok. 51.000 anime perse. Abbiamo un bel po' da esplorare quel posticino praticamente che. Vediamo se riusciamo a recuperare praticamente le anime direttamente prima di chiudere. Allora, quel bastardo praticamente ci ha buttato di sotto. Vediamo se riusciamo a. Mortacci loro. Cazzo, non droppano nulla, queste creature. Allora, sicuramente, ragazzi, ci torneremo anche nel posto in cui praticamente quella creatura ci ha buttato.
Vediamo di recuperare gli echi. Dovrebbe essere di qua praticamente. Perché di qua è che siamo morti. Vediamo se riesco a localizzare. Non vorrei avvelenarmi. Non ho proprio intenzione. Ah, fanculo. Vabbè, un po' di antidoti ce l'abbiamo, dai. Vabbè, ok, loro non hanno gli echi praticamente. Chi cazzo ce li ha? Ok, perfetto. Ci mancava solo che perdessimo gli echi. Ok. Allora, ragazzi, credo che possiamo chiudere qui. Ovviamente non è una zona praticamente semplice, perché ci sono un bel po' di rompicazzo, come vedete. Ci vediamo quindi alla prossima e vedremo un po' di andare a prendere quel drop che quella creatura praticamente non ci ha permesso di prendere, che ci ha praticamente buttato dentro, diciamo, quel lago di quel lago avvelenato. E vediamo un po' anche di andare su quella stradina e vedere un po' che cosa c'è, perché lì mi sembra una stradina segreta, dovrebbe esserci qualcosa di interessante. Quindi, ragazzi, ci vediamo alla prossima.